Grazie. Bene, prima voglio ringraziare gli organizzatori per questo invito, perché è un tema molto interessante e anche attuale, come stiamo vedendo in tutte le presentazioni. È sempre un piacere venire a Roma. Anche se è piena di campagna a quest'ora. Sì. Allora, come potete sentire, proverei di fare l'intervento in italiano, ma se per caso arrivo a un blocco e devo utilizzare l'inglese o anche l'spagnolo, ho fiducia che il collega organizzatore mi danno un aiuto. Allora, in questo intervento parlerei del progetto Castor, che sicuramente tutti avete sentito nel giornale, e tutto il problema che è stato per la sismicità indotta per le iniezioni di gas in questo deposito, il Castor è un campo a olio esaurito che si è utilizzato, cioè si ha fatto l'estrazione negli anni 70-80 e dopo si è considerato la possibilità di utilizzarlo come deposito di gas, no? Allora, voglio parlare un po' di come si è originato questo progetto, che cosa è successo in questa crisi sismica, che più che crisi sismica è stata una crisi sociale e anche finanziaria. Il status in questo momento e come sarà o va a essere il futuro del progetto, che in qualche caso è cancellato. E l'origine di avere questo deposito di gas è per la dipendenza in Europa del gas naturale, no? E specialmente alla Spagna si vede in la... cioè, eccolo qua. Specialmente la Spagna, cioè siamo sotto praticamente in zero, no? In quanto a indipendenza in natural gas. E anche per la dipendenza specifica di qualche area, nel caso dell'Europa, specialmente della Russia, dal punto di vista dell'Unione Europea si è fatto un sforzo in avere questi depositi che originalmente hanno stato definiti per come si è parlato prima di avere un'estrazione per esempio in inverno dove c'è più domanda, ma per le ultime analisi sembra che la domanda domestica è ridotta e ha aumentato la domanda per la produzione di elettricità, cioè in stazioni che utilizzano il gas come combustibile. Allora, qui sono le strutture, le infrastrutture stoccaggio, si dice, dei gas in Europa. E qui è l'evoluzione, a sinistra è l'evoluzione di queste installazioni dal 2006 al 2012, di un studio di CEDIGAS, e sembra che abbiamo bisogno di un addizionale entre 38 e 42 billion cubic meters fino al 2030. Allora è per questo che se qui a destra da sotto sono quelli depositi che sono sotto costruzione o pianificati, no? Questa è la situazione in Spagna. Abbiamo in operazione, mi sembra che sono 5 depositi, solo uno è in mare, offshore, quello Gaviota, qui al nord della Spagna, e che si sta pianificando fare un secondo, e dopo è stato
qui all'est della penisola iberica, e questo progetto Castor utilizzando questo campo di olio antico. Questo è un schema di come è la piattaforma Castor, cioè è una piattaforma offshore con 60 metri di acqua, e dopo lo stoccaggio è a una profondità di 1750 metri. E tutta l'installazione si trova a circa 20 km dalla costa. Questo è un esempio della capacità di stoccaggio in qualche paese dell'Europa in comparazione con la Spagna. La barra blu è in numero di giorni la capacità di stoccaggio, e invece il verde è la capacità di estrazione anche in numero di giorni. Se vedi che alla Germania, alla Francia, all'Italia è più o meno balance, ma la Spagna chiaramente è un default, no? In questo senso. E per questo si è pensato che con il progetto Castor si potrebbe ampliare la capacità di stoccaggio da 21 a 35 giorni e la capacità di estrazione ridotta da 135 a 90 giorni. Questa era l'idea originale di avere questa piattaforma. Come diceva prima, si è utilizzato questo campo di Amposta, che è stato in produzione dal 73 all'88, questo è semplicemente la curva di estrazione fino a novembre dell'88, quando è stato chiuso. E dal punto di vista amministrativo, il progetto Castor è stato identificato nella pianificazione energetica nazionale alla Spagna, che è stato pubblicata nel 2006, la pianificazione 2005-2011, e il progetto Castor è stato identificato come di alta priorità e urgente in quanto alla building della costruzione delle infrastrutture. Scusa. Allora si è fatta una concessione nel 2008 a un consorzio di ditte, e quelli hanno chiesto dei diversi permessi che c'erano obbligatori per questa installazione, no? E come si è finanziato questo progetto? È interessante che il Castor è il primo progetto che ha avuto successo in essere finanziato dal Project Bond Initiative del Banco Europeo di Investimenti. Questa iniziativa del BIE, l'idea era di, eccolo qua, è una specie di public-private partnership, nel modo che il banco in qualche modo fa una garanzia di avere, cioè di che le ditte che fanno un investimento in questi progetti hanno una garanzia per parte del Banco Europeo, no? Il Castor è stato, diciamo, identificato come il grande successo di questa prima applicazione dell'iniziativa di questi boni europei. È stato ucciso nel 2012, è stata pubblicata questa iniziativa, ma diciamo che la filosofia è che la istituzione pubblica prendono il rischio in modo che aumentano il rating di questi boni, no? E per convincere a quello che
agli investitori. Allora, se tutto va bene, queste grandi infrastrutture, perché l'idea di questi buoni è per la grande infrastruttura europea, specialmente la TEN-T network, le comunicazioni, tanto di trasporto come di energia. Allora, se tutto va bene, è possibile finanziare queste infrastrutture con fondi privati, ma se c'è qualcosa che non va, le perdite sono per le istituzioni pubbliche. Nel caso di Castor, il governo spagnolo, in caso di che qualcosa non va bene, stava obbligata a fare una compensazione di 1.400 milioni di euro alle ditte se qualcosa è andato male, e così come finalmente siamo arrivati alla fine del progetto. Hanno stato anche altri progetti finanziati con questa iniziativa dei boni, alla Belgio, alla Germania, alla Slovacchia e anche all'Italia, mi sembra. Questa è l'organizzazione delle ditte che hanno preso questo progetto, no? Originalmente la ditta Castor Limited Partnership, che è una ditta del Canada, era la che aveva, diciamo, la maggior parte della ditta Scalo UGS, che è quella diciamo responsabile del progetto, no? Della costruzione e l'esplotazione, ma hanno entrato altre due ditte, Eurogas, che dopo si è convertito in Dundee Energy Limited, e ACS per parte della Spagna, che è la multinazionale che il presidente Florentino Pérez, che per caso è anche il presidente del Real Madrid. Allora, questo agreement che è qua, hanno fatto che ACS ha passato del 5% al 66% nella fase di costruzione della piattaforma, e dopo, quando è operativa nella fase di esplotazione, ACS vende il 33% della sua partecipazione a Enagás, che è un'impresa spagnola legata all'industria gasistica, in modo che tutti e tre hanno il 33% di partecipazione in questa SCAL, che è la ditta che gestite il progetto, no? Questa è anche la rete finanziaria del progetto, è molto complessa, ma lo più importante, che è qui al centro, è questo 1.400 milioni di euro, che è un compromesso del governo spagnolo in caso di che qualcosa non va. Il Banco Europeo di Investimenti apporta 300 milioni di euro con una garanzia di 200 milioni. E questo è quello che è successo. Subitamente, in un'area che di bassa sismicità, hanno avuto circa 300 eventi in un mese, con magnitudine massima 4.2, sentiti per la popolazione, perché era prossimo alla costa e anche superficiale, e è stato tutto un movimento sociale con dimostrazione e anche attività legale che vedremo dopo, no? Allora, anche come succede in tutte queste situazioni, hanno stato estremi, come che la ditta Scal che gestiva il progetto ha detto che
che non c'era problema, che non c'era possibilità di avere grandi terremoti. E Florentino Perez, il capo di ACS, ha detto che la gente si spaventava senza avere una causa, perché non c'era un problema, e anche ha detto questo interessante che attualmente, dovuto alla crisi economica, questi depositi sono meno necessari che qualche anno fa. E anche nell'estremo opposto è stato un rapporto di Ecologisti in Azione, con il rischio potenziale anche di incendi e esplosioni nella piattaforma, e anche qualcuno ha parlato di che potrebbe avere terremoti di magnitudo 7 per la gran faglia che c'è nell'area. Ma questo sono sempre, quando succede qualcosa di questo, abbiamo tutti gli estremi che sono pericolosi, perché le autorità hanno problemi per gestire la crisi. Allora, questo è un po' un resumo della cronologia. In giugno 2013 hanno fatto le prime test, iniezioni di gas cushion. Okay. Ma in questo caso non ha avuto nessuna attività sismica. E la fase di iniezione del cushion gas è stato dal 2 al 16 di settembre, con un volume totale di circa 100 milioni metri cubici, e il 5 di settembre ha cominciato un aumento dell'attività sismica locale, di modo che il 26 settembre il governo ha ordinato la parata delle attività. Dal 29 settembre al 2 ottobre ha aumentato di nuovo la sismicità, con 5 eventi di magnitudo 3.6, 3.9, 4.2, 4.1 e 4.3. Il maggiore è stato questo 4.3 il 2 ottobre. Il 4 ottobre sono avuti due eventi in più, di 3.7 e 3.6. E finalmente, approssimativamente il 25 ottobre, l'attività è abbassato al livello normale, cioè praticamente niente. E per le che riguarda le azioni di assessoramento, no? Cioè, advice, non è che mi manca qui advice, cioè advice actions, consulenza scientifica e tecnica, l'1 di ottobre National Security Department, il Departamento di Sicurezza Nazionale, dalla Presidenza del Governo, ha contattato le istituzioni rilevanti alla Spagna per consulenza tecnica. E noi, al nostro gruppo del CSIC, abbiamo avuto una consulta personale per la relazione personale, che in questo caso ha Maria José Jiménez, uno degli incubatori, con una persona del Departamento di Sicurezza Nazionale, e abbiamo fatto un piccolo rapporto, e questo l'ho scritto perché è interessante che alla Spagna la protezione civile non funziona come l'Italia, nel senso che alla Spagna la protezione civile nazionale praticamente ha niente da fare, solo regolazione generale, perché tutto è responsabilità della regione e anche delle municipalità. È trasferito tutta questa responsabilità. Allora, è molto difficile, quando si è in una situazione di crisi, contattare tutte quelle istituzioni e avere una risposta uniforme, no? Anche alla Spagna la protezione civile non è come qua, che all'Italia si finanziano lavori di ricerca e c'è un budget per questo, no? Ma alla Spagna c'è niente.
hanno abbastanza con gestire le sue solite attività, no? No, ma è anche una questione storica, perché originalmente, cioè, la protezione civile rimane nel Ministero dell'Interno. Allora, tradizionalmente il Ministero dell'Interno, praticamente tutto il budget c'era per la lotta antiterrorista. Allora, protezione civile aveva praticamente niente, no? Anche l'1 di ottobre il Consiglio ha contattato i gruppi rilevanti in questi temi nell'istituzione, e abbiamo fatto anche un piccolo rapporto. Il 4 ottobre formalmente il Consiglio ha organizzato un panele di consulenza. E per intercambiare informazioni entro tutti i gruppi, e il Ministero dell'Economia ha creato anche formalmente altro comitato con tutti gli organismi pubblici di ricerca, questi OPPI, no? E in una unica riunione abbiamo fatto un rapporto con raccomandazioni di che cosa si devono fare per gestionare, cioè per aiutare a gestionare la crisi. Il 17 dicembre, lo stesso anno, l'Istituto Geografico Nazionale ha inviato un rapporto al Parlamento. Il 20 dicembre l'Istituto Geologico Spagnolo anche ha fatto lo stesso. E alla fine di gennaio del 2014 il Governo ha chiesto rapporti tecnici al MIT e anche alla Università di Stanford, ma da questo non sappiamo niente finora. Questa è un po' la sintesi dell'attività. Questo sta preso dall'Istituto Cartografico e Geologico di Catalogna, che sono quelli che hanno la rete più prossima alla zona. Come si può vedere qua, cioè l'attività è ristretta a un'area che è all'intorno della piattaforma, e questa è l'evoluzione temporale. Da sotto è il 8 di settembre e da sopra è il 31 ottobre. Se vedi che c'è un aumento a principio d'ottobre, che è quando hanno successo gli eventi più grandi, no? Questo è anche questo è fatto di uno degli istituti del Consiglio. È simplemente una comparazione tra la sismicità strumentale dal 1990 al 2012, cioè circa 20 anni, in Ilaria, con solo 143 eventi. Invece, in appena un mese, siamo arrivati a circa 300 eventi, no? E questo è, almeno alla mia conoscenza, l'unico lavoro scientifico che si è pubblicato su questa attività. Come uno degli autori, il principale autore è qui, se sono questioni di dettaglio, sicuro che lui può dare queste informazioni. Qui solamente mostro qualche dei suoi risultati. Questa è l'attività come è catalogata prima dell'Istituto Geografico, che è quello che gestisce la rete nazionale, e dopo dell'Osservatorio d'Ebro, che è chi ha una stazione, la stazione più vicina all'area, e anche gestivano una rete locale molto piccola, finanziata della ditta che gestiona il progetto, di questa SCAL. A terra. C'è un OBS qui che è stato installato qualche anno prima, cioè, qui al nord, no? Qui c'è l'OBS. Ancora con i risultati di Cesca e i suoi colleghi, se vedi che nello schema della destra c'è una differenza entre
il B-value, cioè il rapporto tra il numero di terremoti e la magnitudine, c'è una differenza chiara prima della iniezione di gas e dopo l'iniezione di gas. Dopo l'iniezione è una riduzione, questo vuol dire che hanno aumentato i terremoti di magnitudine più grandi. Sembra che questo può essere relazionato anche con l'aumento di stress o con il cambio nel meccanismo focale fondamentale, no? Questa è l'evoluzione temporale, se vedi che la linea verticale è quando, cioè d'accordo con la dita è finita l'iniezione e dopo qualche giorno arriva l'attività più grande in quantità e anche in magnitudine. Questo è un po' un riassunto di quello che hanno fatto nel lavoro. La sismicità è confinata in una regione molto piccola, circa 5 km, prossima alla piattaforma. La relocalizzazione che hanno fatto con forma di onde e il meccanismo focale indica una ruptura attraverso di superficie superficiale del low deep. Deep, come si dice? Deep, ok. Adesso passo angolo. Grazie. Per il suo analisi sembra che gli eventi hanno stato trigger per le variazioni della pressione di poro in faglie preesistenti, no? E in qualche caso ci esclude la reattivazione della maggiore faglia nell'area che è questa di Amposta, che dicevano che potrebbe fornire terremoti di magnitudine 7. No? E anche se hanno fatto comparazioni, si è detto che questa attività potrebbe essere legata alla procedura che hanno fatto per le iniezioni del gas, perché c'è una comparazione entre altro dei depositi che è in terra, quello da sotto, dove non è stata nessuna sismicità, ma l'iniezione si è fatta poco a poco, no? Cioè in pezzettini piccoli, invece in Castor, che è il grafico da sopra, si è fatto con molta pressione e in tempo corto, no? Ma anche questo si può esplicare per le differenti geologie delle due aree, no? Non è chiaro. Allora, arriviamo al tema delle finanze. L'1 d'ottobre del 2013 l'agenzia Fitch ha deciso di avere il boni di Castor nel rating watch negative come conseguenza di questa attività, no? E in giugno del 2014 ha ridotto il rating del BBB plus to BB plus, mantenendo queste rating watch negative. Il 18 giugno 2014 la ditta Scal ha deciso di rinunciare alla concessione e dopo il 3 ottobre il governo spagnolo ha pubblicato un decreto dove si approvava il pago dei boni, no? E in modo che doveva pagare queste circa 1.400 milioni euro. E la differenza tra questo pago di compensazione che c'era nel contratto e il valore del bono è stato pagato, mi sembra che sono circa 60 milioni euro, è stato pagato per l'impresa, per la multinazionale spagnola ACS. E finalmente questo è stato il 3 ottobre, il 24 di novembre si è pagato tutto per il governo spagnolo,
cioè è stato veramente subito l'applicazione, ma come si è fatto questa compensazione? Il governo spagnolo ha chiesto alla ditta Enagás, che era quella che entrava in una terza partecipazione quando la piattaforma era in esplotazione, le ha chiesto di avere un agreement con un gruppo di banchi per pagare questi soldi e in questo modo evitava di che questo pago entrava nel deficit dello Stato, no? Che era un problema per la situazione di restrizione alla Spagna, no? E allora i banchi c'erano dopo compensati nel modo che si vede da sotto, nel modo che Enagás pagava questo con cioè il pago si faceva nel sistema gasistico nel prossimo 30 anni a cominciare nel 2016 con un 4% di interesse e questi soldi approssimatamente 100 milioni di euro per anno si fa nella fattura di gas del consumatore. E finalmente la situazione legale. In settembre e dicembre 2014 il fiscale di Castellón, che è la provincia prossima alla piattaforma, ha fatto un accuso all'Istituto Geologico Spagnolo, al Ministero dell'Industria, al Ministero dell'Ambiente e anche alla ditta Scal per crimine ambientale. Che cioè, si arriva alla fine è un cargo tra 6 mesi e 5 anni di prisione cioè, ufficialmente nel codice penale spagnolo. E in gennaio questo anno il giudice della corte di Vinaròs, che è la città più prossima, no? In Castellón, ha imputato, si dice, anche 18 persone di questi ministeri, cioè dell'Istituto Geologico, 4 dell'Istituto Geologico, 1 del Ministero d'Energia, cioè di Industria e Energia, 4 del Ministero dell'Ambiente e tutto il board della ditta Scal, e perché sono quelli responsabili dell'approvazione e la del progetto, no? E la posta in marcia del progetto. E finalmente l'1 maggio nel Parlamento Europeo si è approvato un testo dove si chiede alla Commissione e al Banco Europeo di Inversione di evitare che il consumatore spagnolo pagano questi 1.300, 1.400 milioni di euro che si devono pagare. Non è, come tutte le decisioni del Parlamento Europeo, non è, come si dice, non esecutiva, ma in qualche modo si è trattato di che la Commissione Europea è implicata in il problema, no? Questo è tutto. Ringrazio per l'attenzione e mi scuso per lo spagnolo.